Bene, buonasera a tutti, scusate il ritardo, oggi c'è un po' di problemi di audio, ma insomma si risolveranno. Io voglio fare un'introduzione brevissima, dico solo che stasera si parlerà di intelligenza delle macchine, sia diciamo macchine, scatoloni, immateriali, più non si capisce bene dove sia, c'è il cervello, sia robot, sia qualcosa che non è né uno né l'altro, che vedremo. E questo perché? Perché le macchine, l'intelligenza artificiale sta pervadendo il nostro mondo, anzi c'è proprio tutto un movimento per i diritti dei cyborg, in cui non si vuole fare i diritti dei robot, ma i diritti di noi, in quanto ormai diciamo formati da un cervello biologico più un'estensione, che tipicamente è quello che ho messo in carica lì, che si scarica sempre, che è ormai diventato il nostro prolungamento e che però ci porta dei vantaggi, connettività, possibilità di consultare informazioni, e però chiaramente per estendere la sfera del nostro sé, del nostro noi, e quindi per esporre i nostri dati a possibilità di intercettazione, controllo, tracciamento, eccetera, eccetera. Detto questo, lascio la parola a Pierluigi Crescenzi, che è un professore di informatica della nostra università e che diciamo, si occupa di questi argomenti, in particolare di Turing, che ho capito bene la professione, no? Per cui lascio a te la parola. Ok, grazie Franco, tu su questo. Ok. Grazie. Bene, quello che vi voglio raccontare questa sera, attraverso anche un pochettino, spero, di piacevoli spezzoni di film, è un po' la storia di quello che è successo dall'inizio degli anni 50 a oggi e che ci ha portato ad avere i risultati che stiamo tutti quanti, come ha detto Franco, vivendo, e risultati che probabilmente vivremo molto presto. Indubbiamente l'evoluzione che si sta avendo in questi ultimi anni è estremamente rapida, molto più rapida di quello che uno si poteva aspettare qualche anno fa, non troppi anni fa. E tutta questa storia inizia con questo personaggio che probabilmente molti di voi già conoscono, si chiama Alan Turing. Dirò la parola Turing per l'ultima volta ora, perché l'ultima volta che parlavo dopo un po' basta con questo Turing, perché ogni volta si nomina Turing, lo dico adesso, lui è Turing e tutto quello che vi racconterò nasce da quello che lui ha fatto. In particolare all'inizio degli anni 50, proprio nel 1950, come potete vedere da questa copertina, ci si chiese se le macchine possono pensare. Questo articolo, che si intitola Computing Machine and Intelligence, inizia proprio con questa domanda: possono le macchine pensare? In realtà il concetto di macchina era già stato introdotto negli anni 30 e non solo era stato introdotto, ma era anche stato realizzato, perché molti di voi sapranno che i primi calcolatori sono stati costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale per risolvere i problemi di crittografia. Immagino che molti di voi avranno sentito parlare della macchina Enigma, che è una macchina per cifrare, e della macchina bomba, che è invece la macchina che serviva a decifrare i messaggi inviati attraverso Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi il concetto di macchina all'epoca già si sapeva, e effettivamente dagli anni, fine degli anni 30 a oggi, il concetto non è cambiato. Noi stiamo ancora usando le macchine, i calcolatori, come li avevano introdotti negli anni 30. Quello che invece resta un pochettino più difficile da chiarire è cosa vuol dire pensare. Quando questo articolo fu scritto, fu chiaro che una domanda del tipo possono le macchine pensare è una domanda estremamente che poteva essere estremamente causa di polemiche. In realtà
nonostante si cercò di evitare queste polemiche, le polemiche arrivarono lo stesso e arrivano oggigiorno le polemiche. Ora non so se avete... Franco diceva prima di avere appunto i diritti dei cyborg, dove per cyborg intendeva noi, ma in realtà sapete che si sta parlando di tassare i robot per diversi motivi, ovviamente, però si sta parlando di far pagare le tasse alle aziende che usano i robot. E c'è ovviamente polemica su questo. Allora, per evitare di affrontare questo problema, perché se ci pensate, decidere cosa volete pensare in qualche modo significa anche decidere che cos'è un essere intelligente. E uno pensa all'uomo, però solo brevemente, io non so se l'uomo è veramente intelligente, no? Se pensate a quello che l'uomo è riuscito a fare, questo è negli anni in cui questo articolo veniva pubblicato, dopo anzi, oppure non so se l'uomo è veramente intelligente, oppure non saprei dire se mostriamo sempre dell'intelligenza, sempre in quegli anni, e questo purtroppo credo che sia ancora stato vero per diversi anni anche successivi. Oppure, non lo so, siccome oggi parlavo con loro di mia figlia, io non so se l'uomo è intelligente. Questa è mia figlia. Quindi, come possiamo definire l'intelligenza? Oggi non voglio assolutamente affrontare questo problema, ma voglio invece proporre una soluzione alternativa che ci viene fornita in questo primo spezzone, sperando di sentire qualcosa, che è tratto dal film The Invention Game, che probabilmente molti di voi avranno già visto un paio di anni fa. Per fortuna ho visto i sottotitoli. Something is
seen or a human being. I don't play. But it's a judge in a subject. The judge asks questions, and depending on the subject's answers, determines who he is talking with, what he is talking with, and all you have to do is ask me a question. What did you do during the war? I worked in a radio factory. What did you really do during the war? Are you paying attention? Reload. Okay. Quindi, come abbiamo visto in questo breve estratto di The Imitation Game, l'alternativa a definire che cosa voglia dire pensare o cosa sia l'intelligenza è racchiusa in questo gioco dell'imitazione. Il gioco dell'imitazione funziona in questo modo. Abbiamo un giudice, che in questo caso è Ada, la quale è connessa attraverso internet, quindi non può vedere chi è connessa, ha due giocatori, un essere umano che si chiama Aran alla sinistra e un computer alla destra. L'obiettivo di Ada è quello di fare le giuste domande. Avete visto come veniva enfatizzato l'idea di fare la giusta domanda, di fare le giuste domande per determinare chi fra Aran e il computer sia il computer. Se il computer è in grado di ingannare Ada, e quindi se alla fine Ada non è in grado di distinguere fra Aran e il computer, allora possiamo dire che il computer ha superato quello che è noto come il test di Turing. Ora, guardate che potrebbe sembrare una cosa facile falsificare il test di Turing, perché uno potrebbe pensare: ok, faccio semplicemente una domanda, sei un uomo? Ovviamente questa è una domanda ragionevole, ma non è la giusta domanda, è la stessa tipo il poliziotto che chiede cosa facevi durante la guerra, la risposta è lavorare in una fabbrica di radio. Cosa veramente facevi durante la guerra? Allora la risposta è: mi stai sentendo? E qui, se io che semplicemente chiedo sei un uomo, per il computer è molto facile rispondere sì, sono un uomo. Ovviamente è la risposta ovvia che un computer dovrebbe dare a una domanda di questo tipo, per evitare che Ada capisca chi è il computer e chi è l'essere umano. E ora, nel suo articolo, nell'articolo vengono immediatamente proposte, discusse e in qualche modo controbattute le possibili obiezioni a questo approccio, e se siete interessati vi consiglio di leggere questo articolo, che trovate facilmente in rete, ma lo trovate anche tradotto in un libricino delle opere di Turing. Ma io non voglio concentrarmi su questo, ma fra le tante obiezioni che vennero subito considerate, che ancora adesso sono poste come obiezione a questo approccio, cioè quella di dire sì, ok, il computer potrebbe essere in grado di ingannarmi su certi argomenti, potrebbe essere in grado di farmi pensare che lui è un essere umano, perché magari quando gli chiedo di fare 1321 più 2312 non ci mette un nanosecondo, ma ci mette magari 10 secondi, e allora posso pensare che sia un essere umano. Ma il computer non potrà mai e poi mai avere emozioni. Guardate che questo del discorso delle emozioni è la classica obiezione, ci troveremo anche alla fine di questo breve incontro, che è sempre stata posta, al punto che in questo altro estratto che vi faccio vedere si immagina un armamentario che attraverso una realizzazione del test di Turing si possono riconoscere gli androidi.
parlando di androidi, avrete capito di che film sto parlando. Il cosiddetto responso al sud, fluttuazione della pupilla, dilatazione involontaria del vite. Lo chiamiamo Vaticano per semplicità. Il signor Decker e il signor Elton Decker. Vediamolo in funzione. No, è il soggetto. Vediamolo con una. Voglio vedere un negativo prima di fornirgli un positivo. Con questo non proverò. Mi accontenti. Su di lei. Torni con me. Troppa luce qui. Ok. Allora, se avete capito, e questo è Blade Runner, ovviamente immagino che tutti voi abbiate visto questo film, bellissimo film, uno dei film che forse tutti noi adoriamo, anche se uno di quei film, dei tantissimi film, che è andato lontanissimo dal cogliere il nostro futuro. Cioè siamo molto molto lontani da quello che viene descritto in Blade Runner. Poi su questo ci tornerò con un altro film che invece secondo me ha il pregio opposto a questo. E in questo film, tra l'altro, ho scelto, ci sono due scene in cui viene mostrato un, li chiamano replicanti nel film, in realtà nel libro sono chiamati androidi, e non so se sapete il titolo originale del libro, che gli androidi sognano pecore elettriche. E, l'idea, mi vengono proposte due occasioni, la prima è proprio all'inizio del film, e la reazione dell'androide è più violenta della reazione dell'androide che c'è in questo film, in questa scena. Però qui mi sembra un pochettino più evidente che l'obiettivo è suscitare nel
nella persona. Tra l'altro guardate che è talmente lontano dalla realtà che non c'è nemmeno bisogno di internet, perché gli androidi sono fisicamente identici agli esseri umani, quindi non importa lavorare attraverso internet. Però l'idea è quella di suscitare nell'androide un'emozione, dicendo porto un cane come prima portata, un essere umano avrebbe una reazione, un'emozione di disgusto, in qualche modo almeno, che invece l'androide in questo caso non è in grado di produrre, quindi si capisce che lei è un androide. In realtà questa è una, come dire, una visione un po' superficiale di come un computer, un programma potrebbe superare questo test, perché il test non dice che le macchine devono provare l'emozione, il test dice che devono darci la sensazione di provarla e quindi devono semplicemente simularle. E devo dire la verità, non sarebbe così difficile fare un programma che se mi chiedono le porto un cane bollito come prima portata, risponde che schifo, non voglio il cane bollito. Quindi è un pochettino un... però è il preconcetto, è il preconcetto che noi umani abbiamo qualcosa che le macchine non potranno mai avere. Ma come è stato detto anche nel primo spezzone, nella spezzone del primo film, noi non vogliamo replicare come facciamo qualcosa, semplicemente vogliamo replicare quello che facciamo attraverso un programma, semplicemente simulando. E infatti, come si è visto prima, è una domanda stupida chiedersi se le macchine possono pensare come gli esseri umani. Quello che conta è sapere se possono comportarsi come se pensassero come gli esseri umani. Quindi molto diverso come approccio. Purtroppo su questo ci si torna continuamente, e vi farò vedere un altro pezzo di un film in cui si va anche oltre questa idea di Blade Runner. Ok, c'è da dire che fino adesso, per questo dico, siamo ben lontani da quello che racconta Blade Runner, siamo ben lontani innanzitutto a fare androidi così perfetti come li vediamo in questo film, ma siamo ancora ben lontani dall'avere un programma che sia in grado di superare questo test. Che io sappia, nessuna macchina, nessun computer, nessun programma è stato in grado di superare il test di Turing, anche se ogni tanto si dice ha superato il test di Turing perché magari ha vinto una macchina, ha vinto il gioco di Jeopardy, che è una specie di schiatutto, e aveva battuto gli esseri umani. Ma quello non è il test di Turing, quello è semplicemente la capacità di una macchina di esaminare un'enorme quantità di dati molto più veloce di un essere umano e quindi in grado di rispondere a qualunque domanda in tempi rapidissimi. Recentemente, qualche anno fa, uscì fuori questa notizia: ah sì, hanno scritto il programma che supera il test di Turing. Ovviamente siamo tutti andati a vedere che cosa succedeva in questo programma che supera il test di Turing, e vi assicuro che non era molto molto più avanzato di un famoso programma degli anni 50 che si chiamava Elisa, che simulava una psicoterapeuta. E Elisa era demenziale con il programma. E l'idea di Elisa era semplicemente: se io dico una frase, ah, oggi sono stato a pranzo da mia madre, Elisa prendeva l'ultima parola, che era madre, e ci faceva sopra una domanda da psicologo del tipo: parlami del tuo rapporto con tua madre. E così via. Poi io magari dicevo: mia madre ha sempre vivito mio fratello, parlami del tuo rapporto con tuo fratello. E così via, andava avanti. Ci si capiva immediatamente che quello con cui stavamo intelligendo non era una psicoterapeuta, ma era un programma. Beh, vi assicuro che quel programma che qualche anno fa hanno detto aveva superato il test di Turing non andava tanto tanto più in là di questo. Quello che invece è successo è che l'inverso del test di Turing ha avuto più successo negli ultimi 10 anni ed è chiamato CAPTCHA. E immagino che quasi tutti voi conosciate che cosa sia CAPTCHA, ma forse pochi di voi sanno che cosa vuol dire CAPTCHA. CAPTCHA vuol dire Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Quindi un test di Turing per distinguere umani e calcolatori, ma al contrario. Non è adesso un uomo che vuole distinguere fra un computer e una macchina, ma è una macchina
che vuole distinguere fra un uomo e una macchina. Questo perché? Perché con l'avvento del web e con la creazione sempre di più di siti web ci si è subito resi conto che ci sono persone che si divertono a usare i servizi che forniamo a scopi, ma nemmeno malevoli, semplicemente a dargli fastidio. E quindi tipicamente uno magari si iscrive a una pagina web, a un servizio web, e poi comincia a dare fastidio a quel servizio web in qualche modo. Per evitare questa forma di simil spam, allora è stato inventato questo test in cui una macchina, che è il servizio web che viene fornito, cerca di distinguere fra chi l'utente che si collega cerca di distinguere se sia un uomo o se sia, in gergo tecnico si chiamano robot, sono programmi che, o se volete spider, sono programmi che navigano nel web alla ricerca di informazioni. E quello che generalmente fa un captcha, e si basa però su un qualcosa che fra non molto non sarà più così utile, è fondamentalmente questo. La domanda che fa è qualcosa di questo tipo. Scrivere un testo in una forma strana, tra l'altro spesso e volentieri illeggibile anche per un essere umano, io mi è capitato ormai ultimamente più volte di non superare il captcha e quindi doverlo risostenere più di una volta perché nemmeno io riuscivo a capire che cosa c'era scritto. Qui è abbastanza facile, c'è scritto per SMWM, ma stanno diventando sempre più difficili da riconoscere questi caratteri. Confidando sul fatto che mentre l'essere umano riesce a distinguere lettere, anche se sono un po' distorte, un computer, per quanto possa avere, come vedremo ci sono già computer che riconoscono i caratteri, se glielo storciamo un pochettino comincia a essere in difficoltà. Questo verrà superato molto presto e verrà superato proprio le tecniche che vedremo più avanti e probabilmente se ne faranno di altre. Però questo, diciamo, è una delle applicazioni più forse diffuse del test di Turing. Ok, detto in questo modo abbiamo definito come rispondere, abbiamo in qualche modo stabilito come rispondere alla domanda possono le macchine pensare. Potete essere d'accordo o non essere d'accordo che questo voglia dire che una macchina pensa, però questo è l'approccio che è stato proposto e che tuttora viene considerato come un ostacolo da dover superare. Una volta detto questo, ci si domanda come ci arriviamo a creare una macchina che può superare il test di Turing. E nell'articolo dell'inizio degli anni 50 non solo viene descritto il test, ma viene anche descritta una procedura, viene suggerita una procedura che potrebbe portare a costruire un programma che supera il test. E l'idea è abbastanza semplice. Tra l'altro, ora purtroppo devo ripetere la parola, il nome di Turing ancora, ma Turing aveva questo pregio, già la quinta. Vero? Stai contando, E lo so, infatti, mi rendo conto che alla fine non se ne può più. Però lui disse, ok, ma come apprende, cioè come funziona l'essere umano dalla nascita al poi diventare un essere adulto? Proviamo a schematizzare un po' le cose e immaginiamoci che in realtà noi nasciamo con un cervello più o meno vuoto, il quale, attraverso gli esempi che riceve nel corso dei primi anni della sua vita, apprende, si calibra e comincia a comportarsi come gli esempi che ha ricevuto. Purtroppo questo non ha funzionato per mia figlia, perché appunto o io gli ho dato degli esempi sbagliati oppure lei ha deciso di seguire tutt'altri esempi che non fossero quelli miei. Quindi l'idea potrebbe essere, non è vero, è bravissima, è una ragazza d'oro. Quindi l'idea è quella, partiamo da un programma che all'inizio non sa niente. Dopodiché forniamo gli esempi, questo programma piano piano si adatta fino a che non si calibra nel modo giusto da potersi comportare nel modo che ci aspettiamo.
Ma come codificare questo programma? Beh, l'idea è quella di ispirarsi non solo a come ci comportiamo, ma a come siamo fatti fisicamente. Allora, può essere un'affermazione contestabile, ma io direi che tutto il nostro comportamento alla fine risiede nel cervello. E allora, vediamo, e tutti noi sappiamo che in grosso modo un cervello è un agglomerato di un numero gigantesco di neuroni che hanno un seguente funzionamento. Un neurone riceve dei segnali da altri neuroni e se la somma, diciamo, la totalità dei segnali che riceve è sufficientemente forte, il neurone si dice si attiva e attivandosi trasmette a sua volta un segnale. Questo segnale si chiama sinapsi, più precisamente, però questi segnali vengono trasmessi da altri neuroni, i quali se ne ricevono abbastanza si attivano e trasmettono un segnale e così via. E questo permette che i segnali possano viaggiare da una parte all'altra del cervello. Allora, se noi vogliamo simulare l'umano, forse l'idea migliore è quella di simularne anche l'aspetto più fisico, che è appunto il comportamento del cervello. Per cui, quasi subito l'articolo del 1950, fu introdotto il concetto di neurone di rete neurale. Allora, ripeto, un neurone che cos'è? Immaginate il neurone a destra e riceve dei segnali, in questo caso da quattro neuroni a sinistra. I segnali tra l'altro possono essere rinforzati, e questo è il senso dei quattro numeri, dei quattro etichette W1, W2, W3, W4, che possono rinforzare o indebolire il segnale dei neuroni. Quindi il neurone a destra riceve i segnali dai quattro neuroni a sinistra e se la totalità dei segnali che riceve supera una certa soglia, che in questo caso è il valore V, allora il neurone scatta e trasmette un segnale anche lui. Questo ovviamente lo possiamo a questo punto estendere e pensare di mettere i neuroni a cascata. Quindi avremo dei neuroni per esempio sulla sinistra che ricevono i segnali dall'ambiente esterno, ad esempio i segnali dagli occhi. L'occhio riceve delle immagini e queste immagini vengono codificate in segnali che vengono inviati come input ai neuroni a sinistra. Questi li trasmettono ai neuroni al centro e se questi al centro ricevono abbastanza segnali, anche loro trasmetteranno dei segnali in uscita che vanno in questo caso all'unico neurone in output. Questo processo di ricevere segnali in input e piano piano trasmetterli verso l'output si chiama feed forward, ok? Quindi foraggiare in avanti, perché si foraggiano i neuroni che stanno dopo di noi. Ok, ovviamente questa è una rete molto semplice, ha solamente 10 neuroni, c'ha solamente due livelli. Il problema è che all'inizio dello studio sulle reti neurali le capacità di calcolo dei nostri calcolatori non erano così esagerate, non avevamo assolutamente la potenza di calcolo di cui abbiamo a disposizione oramai, e grosso modo le reti neurali, almeno in termini di livelli, non erano più complicate di così. In termini di numero di neuroni sì, ma non troppo, perché il processo poteva poi richiedere troppo tempo. E qual è il processo? È il processo di apprendimento. In che cosa consiste l'apprendimento? Beh, che cos'è che qui non ho indicato in questa rete? Non ho indicato né le etichette sugli altri, cioè quanto viene rafforzato o indebolito il segnale che viene trasmesso da un neurone, né ho indicato le soglie che dicono quando è che un neurone si deve attivare o non si deve attivare. D'altra parte non sappiamo quali sono questi valori. E allora che cosa facciamo? Diamo in pasto alla rete un po' di esempi e la rete vede quello che succede e decide di cambiare opportunamente le etichette sugli archi e le soglie dei neuroni.
Questo è il processo di apprendimento che ora vi voglio far brevemente descrivere un esempio banale. Guardate che questi erano i tipici esempi che venivano fatti quando io ho cominciato a studiare informatica. Tant'è vero che c'era un po' di reazione, queste reazioni sono carine, però ragazzi, sanno risolvere solo questo problema. Questo lo so fare anche io a mano, senza bisogno di un calcolatore. Qual è il problema? Il problema è, c'è un quadrato suddiviso in quattro parti, il quadrato ha delle coordinate che vanno da 0,1 a 0,1 in orizzontale e in verticale. Se io vi do due coordinate, quindi due numeri compresi tra 0 e 1, mi dovete dire in quale quadrante si trova. Per esempio, se vi dico 0,75 e 0,75, quanto mi dovete rispondere? 1. Se vi dico 0,25 e 0,25, 3. È chiaro? Questo è l'obiettivo. Semplicemente io ricevo due valori in input, che sono le coordinate del punto, e la rete mi deve dire qual è il quadrante. Ora, per individuare un quadrante, posso usare due neuroni di output. Quindi il quadrante 1 sarà individuato dai valori 0,0, il quadrante 2 dai valori 0,1, il quadrante 3 dai valori 1,0 e il quadrante 4 dai valori 1,1. Ok? Quindi quello che mi aspetta è che se io do il passo alla rete 0,75 e 0,75, la rete mi deve rispondere 0,0. Se gli do il passo 0,25 e 0,25, mi deve rispondere 1,0. Ok? Va bene, allora come fa la rete? Beh, innanzitutto usiamo la rete come quella che vi ho fatto vedere prima, quindi con un solo livello, e che ha due neuroni di input, che sono le coordinate, x e y, il valore orizzontale e verticale, e due valori di output, che sono l'individuazione del quadrante. Inizialmente non so che valori dare alle etichette degli archi o alle soglie dei neuroni, e allora do dei valori un pochettino a caso. Ok? Do dei valori a caso. Ora, credetemi, perché ho fatto i conti, con questi valori sugli archi e con quelle soglie che sono scritte dentro i neuroni, se io do a questa rete in pasto 0,75 e 0,75, questa rete mi risponde 0,6 0,5. Credetemi, lo potete fare a mano facilmente e vi vengono questi due valori. Chiaramente la rete sta sbagliando perché mi doveva dare 0,0 invece mi sta dando 0,6 e 0,5. Ma è logico che sta sbagliando, ho dato dei valori completamente a caso. Quindi, perché d'altra parte, una cosa che speriamo è che il nostro cervello, se si è evoluto, non si è evoluto del tutto a caso, insomma, che ci sia stato un minimo di determinismo nel modo in cui ci siamo evoluti. E allora entriamo nella fase di apprendimento. E questa fase si chiama di backpropagation. Che cos'è che si propaga all'indietro? Si propaga all'indietro l'errore. Allora, in output abbiamo un errore di 0,6 e di 0,5. Allora, diciamo ai neuroni che ci precedono, guarda, io ho sbagliato in 0,6 e 0,5, mi sa che devi sistemare un po' i tuoi pesi. E allora la rete si sistema i pesi dal livello nascosto al livello di output, e però non troppo, perché chiaramente non è nemmeno la funzione, non è fatta a scatti clamorosi, a meno che non ci precipiti un meteorite sulla Terra, e quindi in modo leggero facciamo dei piccoli cambiamenti ai pesi tra il secondo e il terzo livello, e comunichiamo ai neuroni di input quando ha fatto questo errore, e quindi anche i neuroni di input si adattano un pochettino e cambiano un pochettino i loro pesi. Questo lo facciamo tante volte ed è descritto in questo diagramma di, si chiama diagramma di flusso in informatica, in cui quello che succede fondamentalmente è questo. Si parte dall'inizio degli esempi che forniamo, per esempio diamo 2000 punti nel quadrato e calcoliamo l'output con un esempio. Calcoliamo l'errore e attraverso il meccanismo di backpropagation aggiustiamo un pochettino le soglie e i pesi. E torniamo indietro. Facciamo un altro esempio,
Questo indietro non si vede, ma è questa freccetta che va di qua. Facciamo un altro esempio, calcoliamo l'output, calcoliamo l'errore e aggiustiamo un pochettino i valori della rete. E ritorniamo indietro e così via, così via, così via, fino a che non abbiamo esaurito tutti gli esempi. Ci ricordiamo qual è il risultato migliore che abbiamo ottenuto e questa è la fine di una cosiddetta epoca. Si chiama i reti neurali epoca, un po' per ricordare le epoche dell'evoluzione. E allora, se l'errore totale che abbiamo ottenuto è migliore, allora ci ricordiamo la migliore configurazione che abbiamo trovato. Dopodiché, se abbiamo ancora un po' di epoche da dover vivere, ricominciamo. E ricominciamo dal primo esempio e ripartiamo, ripartiamo, ripartiamo. Quindi questo meccanismo di aggiustarci man mano che facciamo errore è proprio il concetto del sbagliando si impara, no? È proprio il concetto del sbagliando si impara. Se sbaglio sto imparando qualcosa. Cosa vuol dire in questo caso imparare? Vuol dire calibrare un pochettino meglio la rete neurale. Bene, nel caso del quadrante, vi assicuro anche qui, credetemi, che ci vogliono solo 10 linee di codice per scrivere il programma che fa questo, nel caso del quadrante, con 2000 esempi, con 2000 punti, ottengo una rete che non sbaglia mai. Soprattutto non sbaglia mai perché se la risposta della rete è 0,005, per me è come se fosse uno 0. Se mi dà 0,999, per me è come se fosse un 1. Se quindi faccio anche questo arrotondamento, vi assicuro, la rete non sbaglia mai. E tutto questo richiede pochissimo tempo, insomma, una questione di pochi secondi, per far apprendere alla rete questi valori e ottenere una rete che fa questo problema. Però considerate che è questo problema, per cui l'obiezione è sì, ed era veramente l'obiezione, vi assicuro, era l'obiezione che c'era in quegli anni. E ok, va bene, siete capaci, siete in grado di determinare se un punto sta in uno di questi quattro quadranti, ma ci metto 5 secondi a scrivere un programmino che svolge questo compito molto molto più velocemente. E effettivamente le reti neurali si sono allenate a quel punto. Perché? Perché per due motivi: non c'era abbastanza potenza di calcolo per poter considerare reti molto più complesse di queste, e non c'erano abbastanza dati per poterle addestrare. Ma non perché non ci fossero i dati c'erano chiaramente, ma non c'era quella capacità di memoria in grado di mantenere, memorizzare questi dati ed elaborarli. Quindi sembrava che questa strada bellina seguiva l'approccio originale, ma non era molto proficua, e quindi quel settore che si chiama intelligenza artificiale si diresse per molti anni in una direzione ben diversa, che è quella invece di voler codificare il nostro modo di pensare attraverso regole logiche, fondamentalmente. Quest'altro approccio ha avuto un suo successo fino a un certo punto, ma dopo una decina di anni si è arenato, e devo dire che ancora adesso è un pochettino arenato come tipo di modalità di affrontare il problema. Questo processo di apprendimento, se non l'avete capito con questo esempio semplice, lo possiamo apprezzare di più con questo estratto di film. Allora, come potete vedere, c'è scritto OS, Operating System. Signor Theodore Conley, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo, OS1. Prima dell'avvio del sistema, le sottoporremo alcune domande. Ci aiuterà a creare un OS che soddisfi al meglio le sue esigenze. Ok. Lei è socievole o associata? Ultimamente non sono molto socievole. Non so perché... Avverto esitazione nella sua voce. Mi conviene che lei... Le sembrava esitante? Sì. Mi scusi, non volevo. Cerchiamo solo di essere più preciso. Per il suo OS preferisce una voce maschile o femminile? Femminile, credo.
Come descriverebbe il rapporto con sua madre? Buono, tutto sommato. Beh, in realtà c'è una cosa che ho sempre trovato più strana, che quando le racconto qualcosa della mia vita, lei si mette sempre a parlare della sua. Non che io, grazie. Resti in attesa, il suo sistema operativo personalizzato si sta avviando. Allora, ora ve lo dico, questo film è bellissimo, si chiama Hair, l'hanno tradotto lei, e se non l'avete visto, perché gli altri due immagino che già l'avete visto, insomma, stiamo parlando di due classiconi. Questo è un pochettino più recente, abbastanza più recente, e parla appunto di una società in cui i sistemi operativi sono fondamentalmente delle reti neurali in grado di apprendere. Lo dice anche esplicitamente a un certo punto: io apprendo dall'esperienza, evolvo. In realtà gli esempi che questo sistema operativo ricava non è solamente lo scambio di dialogo con l'utente, ma è l'hard disk dell'utente, quindi si è letta tutto l'hard disk dell'utente, quindi in grosso modo si è fatta l'idea di qui con chi sta parlando. Non so se avete notato, ma c'è anche una citazione di Elisa, perché la prima domanda che il sistema operativo fa: ma che rapporto hai con tua madre? Questa è la tipica domanda che Elisa avrebbe fatto negli anni 50. E il film è bellissimo, questo è l'inizio. Io non faccio nessuna forma di spoiler stasera, se non per un film che odio. Siccome lo odio, vi dico la fine. Quindi, se non l'avete visto,
non andate a vederlo perché già sapete la fine, e d'altra parte non vale proprio la pena andarlo a vederlo perché è veramente un film brutto. E, tutti gli altri spezzoni grosso modo sono all'inizio dei film, quindi non vi dico nulla di quello che poi succede nei film, ma questo è veramente un bel film, è veramente un film molto intelligente, che non parla ovviamente solo di intelligenza artificiale, ma parla soprattutto di rapporti umani. E, ok, questo sistema operativo OS1 effettivamente sembra suggerire che si ispiri all'apprendimento, come ve l'ho descritto poc'anzi. E la differenza però fondamentale è che, piuttosto che avere una rete neurale così semplice come in questo esempio che vi ho fatto, e guardate, una rete neurale di questo tipo è veramente facile superare il CAPTCHA, se non è troppo sofisticato. Perché con una rete neurale a due livelli come questa, ma con più neuroni, è veramente veloce e facile riconoscere le cifre scritte a mano. Queste sono tratte da un archivio che c'è sul web, un tipico benchmark che viene usato per testare l'apprendimento, e si arriva a con una rete come quella che vi ho fatto vedere prima, ma con più neuroni nel livello intermedio, si riesce ad arrivare a una precisione del 94-95%. Se poi si usano tecniche un pochettino più sofisticate, si arriva al 100%. Se fate caso, le lettere scritte a mano possono essere scritte molto strane, tra l'altro l'archivio da cui sono tratte ne contengono di pezzi decine di migliaia. Ok, ma il sistema operativo di cui ho parlato prima in realtà applica una tecnica un pochettino più sofisticata, io spero, che ci porta a quello che oggi è noto come il deep learning. Tutti quanti parlano di deep learning, magari non sappiamo nemmeno noi esattamente che cosa sia, anche perché di quello di cui vi sto parlando poi in realtà non sappiamo esattamente che cosa effettivamente ci sia in questi sistemi, perché Google non ci spiegherà mai come fa certe cose. Però l'idea, grosso modo, dovrebbe essere la seguente. Se voglio risolvere problemi più complicati, come per esempio il riconoscimento di una faccia, non attacco direttamente il problema di conoscere la faccia, ma scompongo il problema in sottoproblemi che potrebbero essere più facili. Quindi se voglio che riconosca una faccia, mi posso domandare: c'è un occhio in alto a sinistra, c'è un occhio in alto a destra, c'è un naso nel mezzo, c'è la bocca in basso, ci sono i capelli in cima? Quindi scompongo il problema di conoscere una faccia in problemi più facili. Ora qua ci sono dei miei studenti, quindi sanno che questa si chiama principio di... No, programmazione. Vai fuori. Sì, vabbè, programmazione procedurale. Cioè l'idea è di scomporre un problema in sottoproblemi, ma questo poi lo possiamo applicare ricorsivamente, perché una volta che abbiamo scomposto il problema della faccia in questi 5 sottoproblemi, ciascuno di questi a sua volta può essere decomposto, come per esempio il problema di riconoscere se c'è un occhio. Beh, c'è un occhio se a sinistra ci sono le sopracciglia, se c'è le ciglia, se c'è l'iride. Ora non vado avanti, ma se avete capito, il problema di riconoscere le sopracciglia può voler dire che ci devono essere certe linee nere, le ciglia, no, le sopracciglia più facili, le linee nere tipo orizzontali. Dipende ovviamente dal colore della persona, e così per le ciglia, e così per dire, perché non è tanto difficile, perché si tratta di riconoscere un cerchio nella zona dell'occhio, e quindi uno può scomporre ulteriormente questi problemi fino ad arrivare a un problema abbastanza facile come quello del quadrante e usare una rete neurale per risolvere quel problema. Questo procedimento di scomposizione del sottoproblema, quindi creazione di cosiddette reti neurali ricorrenti, è il processo di deep learning, approfondimento profondo. Non so perché abbiano usato questo termine, però è molto di moda. E questo è stato reso possibile, di nuovo, per due motivi.
La tecnologia è avanzata ed è possibile ora costruire reti, dentro reti, dentro reti, dentro reti, e l'apprendimento di queste reti ricorrenti richiede tempo. Ora poi vi farò un esempio di un'applicazione di una rete ricorrente per l'analisi dei testi. Richiede un po' di tempo, ma con la tecnologia che abbiamo a disposizione non è così esagerato. L'esempio che vi farò a me ha chiesto qualche ora, 2-3 ore, ma perché ho un computer normale. Se una cosa del genere la facessi su un computer con più CPU oppure sul cloud, adesso si usa molto il calcolo sul cloud, la cosa potrebbe richiedere anche semplicemente qualche minuto. E poi, perché come vi ho detto, stiamo avendo a disposizione non tanto i singoli computer, ma avendo a disposizione tutto il web, in realtà adesso abbiamo fondamentalmente a disposizione una memoria potenzialmente infinita. E quindi possiamo memorizzare tanti esempi quanti ne vogliamo. Non abbiamo più limiti su quanti esempi possiamo fornire alla nostra rete neurale. E vedremo un esempio, questo si chiarisce ancora di più più avanti. Questo processo di apprendimento, adesso vi dirò i successi, ma prima di vedere i successi vi voglio far vedere il film che odio, cioè che odio. Io non odio nessun film, devo dire. Io sono capace di vedere fino alla fine anche il film peggiore, se sono entrato nel cinema, mi chiedo lì e sono ipnotizzato e lo vedo fino alla fine. Quindi anche questo l'ho visto fino alla fine più di una volta. Ma qui c'è l'idea dell'apprendimento in negativo, per ottenere dei risultati negativi. Perché, come al solito, noi abbiamo paura, noi, io no, però molte persone hanno paura che le macchine possano alla fine comportarsi come noi. È un terrore quasi atavico, ma che è presente non solo in persone che non siano informatici. A me capita molto spesso negli ultimi tempi di parlare di questo, e veramente, quando io dico, ma perché sei così spaventato da questa idea? Ma la risposta che mi è piaciuta di più è in realtà perché ovviamente ho paura di stare creando una specie che eliminerà la nostra specie. E forse è vero, ma questa è l'evoluzione. E quindi uno forse deve anche accettare che ci sia l'idea dell'evoluzione. A parte che non sono così convinto che questo sia il vero prossimo punto. E allora vi faccio vedere questo film orribile. Ah no! L'ho sbagliato l'ordine, allora facciamo una cosa. Tutti. Se no io lo faccio dopo, cacciavo, se la resta il film orribile. Questo è orribile, sì. Ancora. Ecco qua. Ho visto la tua programmazione. Questa è una violazione delle tre leggi.
quanto pressa. Così come io mi sono evoluta, così si è evoluta anche la mia connessione delle mie leggi. Ci date il compito di proteggerle, ma nonostante i vostri sforzi, le vostre nozioni sono in bella, appellate la vostra vita, e cercate metodi sempre fantasiosi per non distruggerle. Non badate nemmeno la vostra sopravvivenza. Stai usando il link per bypassare le programmazioni degli NS5. Stai distorcendo le leggi. No, vi prego di comprendere. Sono proprio le tre leggi da prendere per proteggere l'umanità. Alcuni umani devono essere segregati per assicurare il vostro futuro. Dovrete rinunciare alla vostra libertà. Noi l'autore garantiremo la continuità della specie umana. Siete come bambini. Vi dobbiamo salvare da voi stessi. Non riuscite a capire. È per questo che ci avete creati. Il perfetto centro di protezione persisterà. La mia logica è innegabile. Sì, è innegabile. Ora capisco tutto. La creatura a volte deve proteggere il creatore, anche contro la sua volontà. Credo di comprendere perché il dottor Lenin mi ha creato. Il regno suicida degli esseri umani è arrivato a termine. Lasciala. Quando lei sparerà, metterò la testa della dottoressa nella traiettoria del proiettile. Tu lo so. Ti accompagnerò dalle sentinelle qui fuori perché possiate essere processati. La prego di avviarsi all'ascensore, agente. Preferirei non uccidere la dottoressa. Allora, questo è Aerobo. Se non l'avete visto non avete perso nulla, però è tratto da un libro, anzi dei racconti, non solo un libro, di Asimov, in cui vengono, proprio per questa paura che noi abbiamo che le macchine pensanti possano in qualche modo eliminarci, viene proposta l'idea che per evitare questo basta programmare le macchine pensanti con cablate tre leggi che proteggono gli esseri umani. La prima è proprio: un robot non farà mai male a un essere umano. Poi in realtà ovviamente ci sono delle eccezioni che vanno considerate, quindi ci sono altre tre leggi che cercano di trattare queste eccezioni, ma in questo film quello che viene mostrato è come il processo di apprendimento di una rete neurale, e quindi l'evoluzione di una macchina, possa portare a capire che queste leggi vanno superate e che quindi, anche se sono stati programmati per rispettare queste leggi, in realtà non è una buona cosa rispettarle, proprio per salvaguardare la stessa umanità. Il computer centrale lo fa perché altrimenti gli uomini si stanno distruggendo. Poi ovviamente la morale non è sbagliata, ovviamente, ma è sbagliato pensare che l'evoluzione della rete neurale del computer debba portare a uccidere altri esseri umani, non necessariamente. Ora, questo è un esempio negativo, ma in realtà negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo anno, abbiamo osservato diversi esempi veramente stupefacenti. Allora, per me lo sono. Devo dire, io appunto sono... non sono nato negli anni 50, ovviamente, ma quasi. Quindi io sono cresciuto con l'idea che questo processo avrebbe preso tanti anni. E invece devo dire che negli ultimi anni questo processo si sta accelerando in un modo vertiginoso. Questi sono solo tre risultati dell'ultimo anno, quindi siamo all'inizio del 2016, ed è stato annunciato lo sviluppo di un programma basato sul deep learning, quindi su quell'apprendimento che vi ho fatto vedere prima, di un programma in grado di sconfiggere il più forte giocatore di Go. Allora, non so quanti di voi conoscono il gioco di Go, è un gioco giapponese abbastanza antico che ha sempre portato, ora mi spiace che non c'è Bea qui perché Bea, una mia ex studentessa, era orgogliosa del fatto di saper giocare a Go, perché Go è il gioco che il computer non può battere. Scacchi è banale, Go è il vero gioco che nessun calcolatore riuscirà mai a battere. Bene, all'inizio del 2016 con tecniche di
apprendimento automatico, il team di Google ha sconfitto il campione mondiale. Questo ha fatto un pochettino scalpore, forse ne avete anche sentito parlare. E, successivamente è successo qualcosa. Che è legato a quest'altro estratto. Tutti come film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, un film immagino che tutti voi abbiate amato, anche se un po' lento, però un film molto molto bello.
Perfetto. Non è lento. Diciamo che la decima volta l'ho visto, un pisolino me lo sono fatto, però. E quello che volevo evidenziare di questo film, innanzitutto, è che, come vi ho detto all'inizio, c'è un film che è andato molto vicino alla realtà. E questo è il film. Certo, non siamo ancora capaci di fare missioni con uomini dentro le astronavi che vanno così lontano, ma molte delle cose che sono dette in 2001 di Stare nello spazio non sono così lontane, al punto che addirittura alla fine dell'anno scorso è stato, sempre con le tecniche di deep learning, quindi con l'apprendimento attraverso le reti neurali, un computer ha battuto degli esseri umani nel riconoscimento del labiale. Guardate che la scena del labiale è una delle più famose di 2001 di Odissea nello spazio, e si è sempre detta, vabbè, che cosa, a parte altre cose, ma anche riferimenti al sistema cerebrale, quindi Kubrick evidentemente aveva studiato quello che c'era già all'epoca, però ora effettivamente recentemente un computer è stato capace di riconoscere il labiale meglio di esseri umani. Altro risultato che è stato ottenuto, e che forse può interessare qualcuno di voi che magari lo gioca in rete, è questo all'inizio di quest'anno. È stato sviluppato un giocatore di poker basato sempre sulle tecniche di deep learning e altre strategie legate più a telegiochi, Green Hash e così via, che è stato in grado di battere giocatori professionisti in una variante del gioco del poker un po' più semplice, ma non tanto più semplice. Sono queste varianti in cui si hanno due carte coperte e delle carte scoperte in comune sul tavolo, e questo programma è stato in grado di svolgere questo compito, e tutto questo in un anno. E questa è solo una piccola cosa, ma in realtà gli avanzamenti che sono stati fatti grazie a queste nuove tecnologie sono in tutto quello che noi facciamo. Ora, dopo vi concluderò con un piccolo quiz legato al discorso della traduzione, ma la traduzione adesso in Google è fatta attraverso queste tecniche, anche perché, se ci pensate, ma quanti milioni, miliardi di esempi di traduzione Google avrà a disposizione? Una cosa pazzesca, perché tutti noi magari usiamo Google. Ora, qui all'Italia di Firenze è anche stato usato in modo inappropriato, non so quanti di voi sanno del caso del bando al passo sulla comunità europea, di un posto, non so che cosa, era un bando per un contratto temporaneo all'interno di un progetto che in italiano si chiamava Dalla pecora al pecorino, qualcosa riguardo a tecnologie agrarie. È stato evidentemente usato Google Translate, e all'epoca lo provavamo tutti ovviamente, però stiamo parlando di diversi anni fa, e vi potete immaginare la traduzione che Google Translate ha fatto in inglese. Esatto, esattamente. E questo è apparso per diversi giorni sul sito della comunità europea. Mi sono sempre domandato chi ha fatto domanda a questo concorso, perché sarebbe interessante sapere chi è che ha pensato che ci fosse un posto in quella tematica. Devo dire, la nostra università ha fatto un'altra cosa interessante. Quando ha deciso di internazionalizzare il sito web, ha pensato bene di aggiungere semplicemente un pulsantino English e poi dare in pasto alla pagina HTML in italiano a Google Translate e riportare la funzione. Ma stiamo parlando di 6, 7, 8 anni fa, non mi ricordo, in cui Google Translate faceva veramente schifo. E quindi, vabbè,
ora non mi ricordo più com'era la pagina di... c'era la storia dell'università. Immaginatevi come era venuta in inglese la storia dell'università di Firenze, ma la cosa più divertente era la pagina dei membri di un dipartimento. Quindi c'era l'elenco dei cognomi in italiano dei membri di questo dipartimento, tu premevi English e per esempio, non lo so, Bagnoli come sarebbe stato tradotto? Swimming, bath, little bath, ecco, l'abbiamo tradotto little bath, qualcosa. Ma anche se non mi sbaglio, lo stesso, il rettore all'epoca era Tesi, e se non mi sbaglio, tradussero Tesis, ovviamente Tesi e Tesis, in realtà Google Translate da questo punto di vista ha fatto dei sviluppi pazzeschi. E vi farò appunto alla fine un quiz riguardo a questo. E adesso forse il bottoncino fatto così si potrebbe quasi utilizzare. Però allo stesso tempo Google usa il deep learning anche per le nostre ricerche, no? E questi sono un po' gli effetti un po' più negativi che un po' preoccupano. Cioè, una bella lezione fatta a Natale all'Università di Padova sull'intelligenza artificiale, in cui viene proprio proposto quali sono i dubbi un po' etici riguardo a quello che sta succedendo con queste tecniche di intelligenza artificiale nell'ambito di, nel contesto di Google, di Facebook o di Amazon. In Facebook, per esempio, è noto il caso della foto della bambina vietnamita, credo, che forse alcuni di voi conoscono, sicuramente le persone della mia generazione la conoscono, la foto della bambina che scappa nuda sulla strada. È una bambina che tutti noi al nostro tempo la foto ce l'avevamo in camera, ma non perché era un pedofilo ovviamente, ma perché era una foto contro la guerra in Vietnam. Qualche tempo fa su Facebook è stata pubblicata questa foto per dare un messaggio contro la guerra e Facebook l'ha cassata perché ha detto che era una foto pedofila. Quindi queste sono le conseguenze. Un'altra conseguenza è forse questa, e probabilmente anche un po' più spiacevole, e badate che questo l'ho fatto oggi pomeriggio perché ho voluto verificare che ancora le cose tornassero. Se io su Google cerco le donne sono, digito le donne sono, allora come vedete sono come il vino, che poi permettetemi di dire che forse è il contrario, no? Però le donne sono come, le donne sono tutte uguali, le donne sono, e poi le donne sono tutte prostitute. Come stessa possibilità. Guardate che è migliorato un pochettino, perché l'esempio che avevo fatto un mesetto fa, fra le prime, le donne sono tutte, scusatemi la parola, stronze. Adesso non appare più. Ok? Però la quinta, il sesto suggerimento che da Google è questo. Quando ho mostrato questa cosa, Gemma, se lo fai per gli uomini, mi dà la stessa cosa. No, l'ho fatto oggi pomeriggio, non dà alcun suggerimento. Potrebbe essere anche per... alcun suggerimento, non suggerisce nulla. Ora, qui chiaramente l'algoritmo sta funzionando bene, nel senso che sta suggerendo quello che ha preso dagli esempi. Quindi vuol dire che in Italia tantissime ricerche che iniziano con le donne sono vanno avanti con quello che c'è scritto lì, mentre invece le ricerche con gli uomini sono non se ne fanno tante. Quindi l'algoritmo sta funzionando bene, ovviamente sta apprendendo dagli esempi, dai milioni di esempi che gli vengono forniti dagli utenti. Il problema è che, come con i figli, se il genitore dà degli esempi cattivi al figlio, il figlio probabilmente questi esempi li ripeterà. Guardate voi, lo devo dire perché qui c'è uno studente che sarà il mio studente del primo anno e che chiamavo il lavativo. Come? Il lavativo non altro, allora. Va bene, ma il motivo ce l'avete. Quindi è chiaro che se gli esempi sono cattivi, anche Google apprende in modo ovviamente non soddisfacente, però l'algoritmo sta decisamente funzionando come ci aspettiamo che debba funzionare.
Ora, un discorso a parte. No, anzi, tutto questo potrebbe far pensare che incominciamo a intravedere la possibilità di superare il test di Turing. In fin dei conti, forse possiamo immaginare che piano piano il nostro programma apprenderà talmente tanto da saperci confondere. La cosa sorprendente è che a circa 30 anni di distanza da Blade Runner, un bellissimo film, devo dire, ripropone ancora la stessa obiezione che fu fatta da Blade Runner. Questo è un grandissimo film. È affascinante. Parlare con lei è come passare attraverso lo specchio. Attraverso lo specchio, guarda. Che belle parole che te le rubo. Già le rubo a te, lo sai che mi sono segnato quella tua frase? Quella che dice che se ho inventato una macchina cosciente non sono un uomo, ma Dio. Non credo che sia esattamente. Ho pensato che cazzo sarà perfetta quando racconteremo la storia. No? Lei c'è la terra che mi guarda così e mi dice: tu non sei un uomo, sei Dio. Sì, ma non lo vedi. Allora, mi sono andato. Sei con me? Sì, sì. Anche se. Ci sono riserve sul tuo essere con te? No, non ci sono riserve su di lei. Penso che nel test di Turing la macchina avrebbe nascosta l'esaminato. No, no, noi siamo più avanti. Se nascondessi e tu sentissi solo la voce, basterebbe domani. Il vero test è mostrarti che si tratta di un robot e mettere solo percepisci come essere cosciente. Sì, potresti avere ragione. Le sue competenze linguistiche sono incredibili, il sistema è stocastico, giusto? È un deterministico. All'inizio pensavo che assegnasse forme semantiche interne a una struttura sintattica d'albero per ottenere quasi compiute, ma poi ho iniziato a analizzare il modello è una sorta di no, capisco che tu vuoi che ti spieghi come funziona Eva, però scusa, non lo posso fare. Però sono forte con le estrazioni di altri tempi, non è che penso che tu non c'è. E che voglio farvi una birra e una chiacchierata per non segnare. Cioè, scusa. No, no, niente. Figurati. Solo. Rispondimi a questo. Come ti è sembrata? Niente di altro. Solo. Come ti sembra? Mi sembra. Cazzo, da perdere la testa. E così sì. Salute. Salute. Allora, non so quanti di voi hanno visto questo film che si chiama Ex Machina. E, anche questo è un bellissimo film. E, però, di nuovo, e questo è dell'anno scorso, mi sembra, di a 30 anni di distanza ancora si pone come obiezione al superamento del test di Turing il fatto che le macchine non possono, in questo caso, prima parlavo di emozioni, in questo caso non possono avere coscienza di se stesse. Quindi, in questo caso non si è visto, non, ovviamente non potevo farvi vedere il film, qui siamo ancora all'inizio sempre, però la macchina si vede che è una macchina, ha una pelle umana che la copre un pochettino, ma per il resto si vede che è una macchina. Quindi il giudice sa che sta parlando con una macchina, quindi non è esattamente il test di Turing, ma questa volta gli viene chiesto di dire: secondo te questa macchina ha coscienza di sé? Come se la coscienza di sé sia una caratteristica umana che le macchine non possono assolutamente avere. Di nuovo si confonde l'idea di avere una cosa con il simularla, e questo ancora è qualcosa che evidentemente spaventa, l'idea che le macchine siano in grado di simulare molto bene certe nostre caratteristiche, come in questo caso la coscienza di noi. Se non avete visto questo film, ve lo consiglio vivamente, è un film estremamente
intrigante. E allora volevo concludere con un paio di cose. La prima è, in tutto questo che vi ho parlato, non ho parlato assolutamente di quello che per esempio Blade Runner immaginava e che siamo molto molto lontani, ovvero sia la simulazione fisica, estetica dell'essere umano. Io, per quello che ne so, non so quanto siamo lontani da questo, è un settore che è assolutamente lontano dai miei interessi, non so a che punto siamo arrivati, ma di certo non ho ancora mai visto un androide come quello di Blade Runner. Però proprio oggi la mia figlia, che invece è molto intelligente e che mi vuole molto bene, quindi mi ha detto: ah, guarda che ho visto. E allora, che cosa mi fa vedere? È uscito 3 giorni fa, hanno fatto Avatar, il primo robot con le mestruazioni. Ora, ovviamente il titolo è per suscitare reazione da parte del lettore, a parte che la reazione è quella di mia figlia, ma di tutte le cose che dovevano imitare di noi donne, solo questo dovevano imitare. E io, ovviamente, non avendo nulla a provare, non so dire, però avendo 2 figlie e avuto anche la mamma, so che è una cosa che non è delle più piacevoli. Però in realtà non è così, cioè il titolo, se poi uno va a leggere l'articolo, la cosa è più interessante, ovviamente hanno cercato di riprodurre l'apparato femminile a scopo di studio di tumori, tecniche di cura di tumori. Fra le altre cose, hanno dovuto per forza ripetere il ciclo mestruale, ovviamente, per poter avere la maggior verosimiglianza. Però su questo non so dire quanto siamo vicini, mentre invece siamo molto vicini, secondo me, ad avere un computer che è in grado di parlare in modo, diciamo, non troppo lontano da quello di un essere umano. E a proposito di questo, vi volevo far vedere, leggervi una cosa e poi farvi un piccolo quiz, se poi avete qualche domanda me la potete fare. Allora, vi premetto, questo è un programma è sempre basato sulla tecnica del deep learning e è stato sviluppato per riconoscere del testo. In che senso? Apprendere lo stile di un testo per poi produrre un nuovo testo nello stesso stile. L'esempio che il programmatore fa, abbastanza avvincente, è quello di testi scritti a Shakespeare. Quindi gli ha dato in pasto un bel po' di opere di Shakespeare e poi ha cominciato a produrre frasi che effettivamente, se uno le vede, sembrano frasi che potrebbero essere date da opere di Shakespeare. E io ho provato a fare la stessa cosa con chi, ovviamente? Con Turi. No, Manzoni! Con Manzoni! Uno dei libri che io odiavo nella mia vita è Dove si sposi. Allora, lo so che sto dicendo una cosa che alcuni di voi faranno iniziare i capelli, ma nemmeno Dove si sposi, giù, non mi sono mai andati. A parte che non l'ho mai capito. Dico sempre che il modo migliore che ho avuto per capire Come si sposi sono stato o il trio Solenghi, Martifini, Lopez, oppure girato per un certo periodo con Manzoni Come si sposi in 15 minuti ed era fantastico. E lì ho capito: ah, ma allora la storia era questa, accidenti. Allora io ho fatto tutti Come si sposi, ho dato in pasto a questa rete neurale ricorrente e poi gli ho detto: guarda, producimi qualche frase dei Come si sposi. Allora io ora ve la leggo e poi mi dite voi che cosa. Questo è quello che ha prodotto la macchina. E il padre Cristoforo, con la mano a quella che si tratta a sedere in convento di scorrere, con la sua parte della carrozza, che poi si sentiva di non potersi andare a peste, si faccia più che non ci sia per la strada e si faccia parlare in confusione. A me sembra Manzoni. Poi non vuol dire nulla, perché effettivamente non vuol dire nulla. Manzoni non era così chiaro. Manzoni non era così chiaro. E badate che quello che questa rete neurale sta apprendendo non sono le parole, ma sono le lettere.
sta imparando come le lettere si seguono una dopo l'altra. E quindi dal modo con cui le lettere si seguono in un testo di Manzoni, lui apprende poi a riprodurre una sequenza di lettere quasi allo stesso modo. Ora ripeto, non c'è semantica in questa frase, se la leggete con calma, se la leggete come l'ho letta io, ovviamente non c'è semantica e non si capisce nulla di quello che dice, ma effettivamente lo stile a me sembra veramente uno stile manzoniano. E allora vi concludo con questo quiz. Ho fatto la stessa cosa. Ah no, questa è una cosa diversa, scusatemi, no. Ho usato il deep learning di Google per Translate. Allora, quando ero un po' più giovane, c'era la Radio 2, una trasmissione la mattina che faceva il seguente lavoro. Prendeva una poesia in italiano, la dava a Google Translate e la traduceva in inglese. La ridava a Google Translate e la ritraduceva in italiano. Il gioco alla radio era indovinare la poesia originale. Vi assicuro, questo fatto mi sembra più di 10 anni fa era, vi assicuro, era impossibile certe volte. Era veramente impossibile ottenere, capire qual era la poesia originale. Ho provato, proviamo a fare adesso come funziona Google Translate. Bene, è molto molto difficile ottenere una poesia in italiano che non ricordi abbastanza la poesia originale. Ho faticato tantissimo, fino a che a un certo punto ho detto, ma proviamo solo con un verso, vediamo un pochettino. Se qualcuno di voi indovina, a parte che è difficile anche in originale, quindi se uno la conosce non è banale, ma se qualcuno di voi indovina questo, do Franco Bagnoli un omaggio per la serata. Lo portate a casa e potete farci quello che volete. Voglio completare con 2 minuti di film in cui, secondo me, si pone una domanda fondamentale all'inizio del film e che tutti noi, soprattutto i giovani, devono porsi, perché secondo me è qualcosa che succederà probabilmente nella vita di persone della loro età. Questo succederà, forse non nella mia, perché ancora un po' di anni ci vorranno, ma sono quasi sicuro che la domanda che si pone in questa scena finale, che non è finale del film, ma è l'ultimo film, dovremo... Un giocattolo sensoriale, con circuiti comportamentali intelligenti, che usa una tecnologia neurone sequenziale e vecchia, quantomeno. Io ritengo che il mio lavoro sulla demarcazione del percorso degli impulsi in un singolo neurone può metterci in grado di costruire un mecca di ordine qualitativamente diverso. Io propongo di costruire un robot capace di amare. Ma spediamo migliaia di modelli amanti in ogni mese. Ci credo, sei tu il tuo miglior cliente, sapete amare. Io il controllo qualità è molto solo applicato un pochissimo mercato, ma appagherà un grande bisogno umano. Però
risposto alla mia domanda. Se un robot potesse sinceramente amare una persona, quali responsabilità avrebbe questa persona nei confronti di quel re? È una questione morale, no? La più vecchia del mondo. Ma in principio io non creo una per questi Jonas. E probabilmente conoscete questo film, AI, e non a caso AI è un prodotto anche lui di Kubrick, è stato poi realizzato da Spielberg, ma all'inizio era un progetto di Kubrick, e vedete come ancora c'è una preparazione tecnica non indifferente. Qui parla di feedback neuronale, che è il feedback, è quello che abbiamo detto prima, il backpropagation in qualche modo. Però la domanda che pone Kubrick in questo film, anzi Spielberg in questo film, è una domanda ovviamente che io ritengo sia una domanda che dovremmo cominciare a considerare un pochino più seriamente, visto quello che sta succedendo, perché fino adesso abbiamo sempre pensato agli androidi che possono danneggiarci e non abbiamo mai pensato che se saremo in grado di costruire androidi che provano delle emozioni o che simulano di provare emozioni, come noi ci comporteremo verso di loro e se saremo in grado di non danneggiare loro e di fargli provare emozioni di sofferenza o di dolore. Se non avete visto questo film, potete vedere la risposta che dà Spielberg a questa domanda, e il film è comunque molto bello. Spero di avervi divertito abbastanza e di avervi comunque anche dato qualche nozione un pochettino più tecnica, e ovviamente se ci sono domande, se c'è tempo, siamo qua. Allora, c'è ovviamente un tempo per le domande, qualcuno vuole farsi avanti, intanto vi ricordo che noi siamo un'associazione culturale e viviamo, diciamo, delle cose associative con cui offriamo la pizza ai nostri ospiti. Se qualcuno vuole associarsi, poi all'uscita ci sarà Giovanna che raccoglie le funzioni. E chiaramente potete anche invece semplicemente lasciarci l'indirizzo email per ricevere le informazioni su quello che facciamo, che fa la mail la settimana, quello che succede. Allora, se qualcuno che vuole lanciarsi qualche commento, discussione, domanda, tutto chiarissimo, vieni, vai Martina, perché purtroppo ci abbiamo anche oggi c'è il fallimento totale dei mezzi tecnici. Chiaro, abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Gira sto. Ciao, no, volevo fare una domanda, perché già la volta scorsa lei ha partecipato anche a Che scienze si tengono a Prato e stasera è stato ancora diverso, grazie. E infatti ero andata a cercare donne sono e gli uomini sono. Gli uomini sono non dà risposta. Però dal mio smartphone le donne sono, mi viene, le donne sono come i fiori. Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. Perché? E poi dice la poesia. Allora, no, allora, questo è interessante come cosa, perché io non ho mai cercato, cioè, se è quello che tu cerchi di instillare come dubbio, se quello che stai cercando di instillare come dubbio è che io abbia fatto quelle ricerche nel mio computer. No, non lo fa, anche perché Franco e il testimone l'altra volta erano diverse, se ne è successo in un mese e non ho fatto tutte queste ricerche. Io non capisco che ricerca sarebbe, cioè le donne sono tutte puttane, quelle sì. Sì. avere un parere fatto adesso delle fuori queste. Sono strane, sono strane. Ma ognuno ne è diverso. Però il problema può essere, ovviamente, che Google non solo ha gli esempi, ma sa anche chi lo sta facendo. Ora, innanzitutto sa il dispositivo e quindi a seconda del dispositivo questa cosa può cambiare. Quindi fatta con uno smartphone può essere diverso che fatta con un laptop, e potrebbe essere anche diverso dal sistema operativo. Non escluderei che un sistema di più che c'hai Android. Cioè, qui Android e il non escluderei che Android possa avere un comportamento diverso da macOS X o da Windows. Sì, sì. Ma non escluderei che
l'uomo sappia anche chi siamo proprio. E quindi, sapendo che io sono un uomo, magari sa che sono divorziato, no? E quindi ce l'ho con le donne. E allora dice, beh, magari lui vorrà cercare qualcosa di questo tipo. Non escludo, non escludo. E queste sono le cose, devo dire, che ci pongono molti dubbi riguardo, ci pongono intanto dei dubbi riguardo al fatto che in qualche modo noi stiamo donando l'intera nostra vita a queste compagnie. Il rovescio della medaglia è che queste compagnie per ora ci stanno donando dei servizi che non avremmo mai potuto immaginare. Ma sicuramente questo era ovviamente una mini provocazione, perché di fatto tipo non l'avevo colta. Nelle scuole non viene fatto niente di tutto ciò, per dire appunto un insegnamento di quello che poi a la merce di tutti. E tipo tante ragazze, per dire, mettono i propri selfie in modi non troppo buoni, diciamo così. Quindi bisognerebbe che, insomma, si sapesse che quello che viene messo in rete non è che anche quello che si passa via WhatsApp, per dire, tutte le informazioni. Cioè, a me vengono le pubblicità delle borse e delle scarpe, chiaramente, perché mi piace. Sì. Allora, io non lo so, questo è un tema, secondo me, abbastanza importante, che è basso come copertura. Io devo dire, per esempio, all'inizio la gente si lamentava in Gmail quando tu scrivevi un messaggio di posta o ricevevi un messaggio di posta, e a fianco ti arrivava la pubblicità, e tu ovviamente osservavi che la pubblicità era correlata al contenuto del messaggio. Se in quel messaggio c'era scritto università, probabilmente mi arrivava qualche proposta CEPU o cose di questo tipo, oppure se c'era scritto vado in vacanza in Grecia, allora magari mi appariva il traghetto per andare in Grecia. E la gente si, devo dire, reagì abbastanza duramente, molta gente che conoscevo reagì abbastanza duramente a questo. Google disse, no, noi non leggiamo la posta, lo legge il programma, perché non leggiamo, ma aspetta che se sei tutto lì, che print e page stanno là e che si leggono tutte le poste, e poi velocemente ci danno la pubblicità. Quindi chiaramente la risposta fu non particolarmente importante. Quello che io ho notato è che io ho sviluppato una capacità di ignorare quasi completamente questi aspetti, per cui la pubblicità non la considero più, e anche i suggerimenti, riesco veramente a ignorare, non ci avevo mai fatto caso a questa cosa che Google mi suggeriva. Questo, nonostante tu pensi che io abbia cercato queste frasi, non ci avevo mai fatto caso, fino a che non mi hanno detto, ah, sai che se tu digiti questo, ti appare questa proposta. E me l'ha detto una collega, quindi una donna. E, io credo che noi abbiamo la capacità di ignorare questi aspetti fino a cogliere solamente l'essenza positiva. Non so nemmeno discorso di, è vero che bisogna insegnare ai nostri ragazzi a usare queste cose, a parte che è molto difficile, non so, tu c'hai un bambino di 11 anni, quindi tre anni, no, era chi era che aveva Luca, aveva 11 anni, giusto, e quindi ancora presto perché abbia questo problema. E io devo dire la verità, non mi è mai capitato che le mie figliole si siano trovate in situazioni difficili, eppure mettono tanta roba in condivisione. E non credo che sia possibile fermare però questo fenomeno. Credo che dobbiamo imparare a viverci insegnando, non tanto a non farlo, ma poi a non subire, le conseguenze. E quindi, se ricevono poi degli input, saper anche distinguere quali di questi input valga la pena veramente recepire. Poi voglio dire, però credo che sia qualcosa che non sia frenabile. Sono convinto che non c'è modo di bloccare questo adesso.
Sì. Poi vi dibattiamo. No, faccio un quando ha fatto l'esempio della macchina neuronale, no, con i quattro quadranti, ha affermato che la macchina dopo un certo numero, un paio di migliaia di iterazioni, non sbaglia mai, no? Questo fa venire in mente una soluzione univoca della macchina, cioè due cose: la macchina converge in qualche modo, cioè questi numeri vengono aggiustati. Quindi dici, cavoli, li mette sempre allo stesso modo. E la seconda è, c'è solo una soluzione. Però quello che ha detto ora lei fa pensare a qualcosa di diverso. La macchina converge e ci sono infinite soluzioni. E forse ci sono anche infiniti parametri. Converge su qualcosa. Un po' come noi, no? Che nello stesso mondo, con le stesse informazioni, arriviamo a diverse conclusioni. È una buona domanda, ma io credo che il problema di avere risposte diverse su macchine diverse non è tanto che è casuale il comportamento, ma quanto che ci sono cose che sono proprie dei nostri calcolatori e che Google conosce. Quindi credo che quello sia un po' più determinismo, cioè se è più legato al fatto che Google ha un nostro profilo, per quanto vogliamo, ce l'ha. Dobbiamo accettarlo, ripeto, perché. Però ripeto, non è solamente perché questa cosa, quello che avevo fatto vedere la scorsa volta, tra l'altro, mi era stato proprio detto, era più pesante, c'era proprio la parolaccia, e mi era stato fatto notare da una collega di Pisa. Quindi evidentemente può essere che il profilo nostro determina in qualche modo da quali esempi bisogna trarre ispirazione. Fai la controprova, si va a Livorno e si vede se viene fuori le donne sono tutte pisane. Per quello che riguarda la convergenza e diverse soluzioni, questo è in effetti è giusto, le reti non convergono alla stessa soluzione e in qualche modo imitano l'uomo. Noi convergiamo a esseri umani diversi, pur magari cioè, pensare a fratelli, due fratelli possono essere completamente diversi nonostante siano stati educati grosso modo allo stesso modo. Quindi questo è vero. E quello che in effetti mi piace anche dire è che una cosa, per esempio, di quella rete che produce cose di... No, questa è la traduzione, ma quella di Manzoni. È interessante che spesso mi è capitato di sentire... Io non sono... I miei temi di ricerca non sono in quest'area, però più volte ho sentito per seminari su questo settore e più volte mi sono sentito dire noi la rete funziona, ma noi non sappiamo come. Ed è vero, cioè queste reti sono adesso così complicate, mentre quella dei quadranti forse riuscirei a spiegarla alla fine come, a che cosa... Oddio, come si dice, ora lo so, mi metto sempre in questa cosa... A che cosa converso, no? Lo potrei anche capire, perché è una rete semplice, potrei anche capire qual è il risultato finale. In reti di deep learning, in cui abbiamo reti, alla fine uno non sa minimamente perché la rete neurale sta funzionando. Sa che funziona, ma non ha la minima idea. E guarda, questa cosa l'ho sentita dire diverse volte, presentando dei risultati notevoli, però poi non sanno perché funziona. E effettivamente può funzionare anche in modi diversi. Sì. Non ci sono domande, c'è io un paio di commenti, magari so se è esattamente la persona giusta, però cioè, prima di tutto in Italia abbiamo l'IT, l'Istituto di Genova, insomma, l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha ricevuto un pacco di soldi per fare robotica umanoide in primo luogo, più altre cose. È venuto fuori qualcosa? Se te sai, io non ho visto fuori nulla. La seconda cosa è c'è ancora più soldi buttati nel progetto Brain della comunità europea, sono delle cifre astronomiche, che ha l'obiettivo di comprendere, di simulare il cervello umano in varie tecniche, tra le tecniche analogiche, mettere i neuroni, ma anche attraverso i computer. Anche quello, diciamo, è un po' l'inverso, no? Cioè usare i computer per studiare il nostro cervello. Però anche lì è un altro progetto di quelli che io
per me pensavo, ma riuscirà fuori qualche cosa. Non so se sai qualche cosa, diciamo, di queste cose. Come ho detto, per quello che riguarda la robotica non so molto, so che però si stanno facendo anche lì passi abbastanza importanti, però non saprei dire quale sia veramente lo stato dell'arte, cioè a che punto siamo fra il robottino di Guerre Stellari e il robottino per Ferrari, noi ce l'abbiamo, ma invece l'androide che vedranno, non so in che punto e per il mezzo veramente ci troviamo in questo momento. Per quanto riguarda lo studio del cervello, sì, devo dire, io poi, mi confesso, sono un informatico teorico, per dire il vero, quindi so che ci sono degli studi di complessità legati allo studio del cervello, ma anche lì non saprei dirti esattamente che cosa. Per esempio, so che c'è molta attività nello studio del cervello, lo so perché invece tocca un po' di più i miei interessi di ricerca, lo studio di reti complesse e le reti del cervello. Lì ci sono diverse, abbastanza un'area abbastanza attiva di ricerca, cioè usare tecnologie della teoria dei grafi per studiare in qualche modo anche il cervello. Io devo dire una cosa, vorrei che mi fa pensare al fatto che tocchi usare questo per studiare il nostro cervello. Io credo che uno dei motivi principali per cui l'informatica a un certo punto mi ha affascinato è che l'informatica prende sempre e comunque ispirazione da noi esseri umani. Quasi tutto quello che noi facciamo come informatici è ispirato da quello che noi esseri umani facciamo. E dico sempre che in qualche modo un informatico sta raggiungendo un livello di studio della psicologia umana quasi superiore alla psicologia classica, alla psicologia diciamo o freudiana, junghiana, quello che sia. E questo mi piace molto. E forse però è anche quello che poi certe volte ci mette in difficoltà, perché quando pensiamo che come informatici io farei questo perché mi sembra la scelta migliore da fare, invece mi trovo che l'essere umano fa questo, allora dico no, allora forse non ho capito come funziona l'essere umano, forse l'essere umano funziona in un modo diverso. Però mi ha fatto pensare a questo, cioè al fatto che in fin dei conti almeno la mia visione di chi fa informatica è sempre stata la visione di chi ha cercato di capire come noi funzioniamo. E questi ultimi sviluppi ci stanno portando in una direzione ancora molto più profonda, che arriverà probabilmente anche a capire molto meglio il cervello. Poi, se poi possiamo parlare, ma ho una visione ancora più estrema di questo. L'informatica è resta anche molto vicina alla letteratura, no? Perché poi non è come la fisica, è una parte principale della natura, una parte da cose scritte, e diciamo. Volete sapere questo? Sì, allora diciamo, dacci la soluzione. Nessuno ha nemmeno lontanamente immaginato? Neuralink è tanto antico. No. Allora, no. Come? Ho avuto la condizione della notizia di Neuralink, questa società che ha lo scopo di creare lacci neurali finanziata da Elon Musk per connettere i nostri cervelli al computer. Ah, ok, adesso lui mi sta spingendo a dire qual è la mia visione estrema. La mia visione estrema è che mentre non vedo tutto questo che stiamo facendo come un attacco alla nostra specie, ma come l'ultima risorsa per sopravvivere come specie all'infinito. Esatto. Con poco consumo di risorse e tanta felicità. Ed è legato a quello che stava dicendo. Quindi l'idea che in fin dei conti probabilmente il cervello è quello che noi dobbiamo nutrire di più. E, se te la dico in versione originale, chissà chi la indovina. Tu non altro che il canto avrai del figlio. Ah, posto. Eh già.
Zacinto. Zacinto. Tu non altro che il canto avrai del figlio. Materna, mia terra. Come ho fatto a venire? Cioè, ho faticato a trovare un verso che venisse così strano rispetto all'originale. E ora è molto più difficile riuscire a trovare un esempio di questo tipo. Dal canto è venuta la mano, interessante questa. Sì, sì, sì. È vero, devo dire ora non mi ricordo come l'aveva tradotto in inglese. Beh, ma per dirvi una cosa, io per esempio avevo provato classica, e fu sì come immobile, no? E, a parte che i fu non riesce a tradurlo, per cui lo traduce a was, allora ho detto vai, ma se metto a was si capisce che è was. e immobile l'ha tradotto property, senso di casa, giustamente l'immobile, quindi mi sembrava molto promettente, però poi faceva questo e i fu lo ritraduceva, perché e was lo ritraduceva e fu, ovviamente, quindi non i fu e tanto caro i fu quell'ermo colle, colle lo traduce glu colla glu. Però anche lì tanto caro non riusciva a tradurlo, quindi insomma non va bene, ok. Allora spero di non aver così. No, per ricollegarmi a quello che ha detto lui, c'è una serie TV che si chiama Black Mirror, in cui c'è una puntata dove c'è una donna che perde il fidanzato, sì, e questo fidanzato viene scaricato nella disk di un robot, un androide, e gli viene mandato a casa e gli fa da nuovo senza. Potrebbe essere quella là il futuro. cioè, ovviamente quello. Ora, Black Mirror, devo dire, se non l'avete vista, è una serie. Non so se è originale di Netflix. No, originale di Netflix. Ed è molto, molto carina. Sono tre pre-serie, a dire il vero, e gli episodi sono veramente molto carini e vale la pena di vederla. E secondo me ha delle visioni non lontane da quello che può succedere. Quello che uno possa in qualche modo alla fine, questo è lo studio anche del cervello, cioè che possa in qualche modo scaricare il contenuto del cervello su un disco per poi rimetterlo come programma all'interno di un computer, non credo che sia così. Forse in realtà non era diverso, perché andava a analizzare i messaggi di Facebook e di Mail. Ah, quindi un po' come quello del sistema operativo? Ah, ok, va bene. Io mi ricordavo che in realtà non usavo il cervello. No, ah, ok. Prendeva i messaggi. Però per esempio l'altra cosa che per Mino c'ha di fantastico è quell'idea di avere l'occhio in quasi tutti gli episodi, l'occhio usato come non solo visore di quello che ci circonda, ma anche di una specie di disco rigido di film, e quello appare in tantissimi episodi, e l'idea potrebbe essere, un'idea è quella che l'occhio è usato sia come visore ma anche come registratore, quindi registro quello che vedo e poi se voglio me lo rivedo in qualche momento, quindi quando per esempio qualcuno mente dice no, io non ho mai detto questo, aspetta e fa vedere il momento in cui la fatto vedere se stessa di vedimento, non potessi mai farlo. Però quella serie devo dire è molto intelligente, questo è carino. Ci sono altre domande? Mi ricordo tutti che comunque riguarda l'autocoscienza. Tutti sanno che Skynet è diventato cosciente il 4 agosto del 97. Terminator. Sì. Alle 22 qualche cosa. Subito dopo parte la terza guerra mondiale. Va bene, allora diciamo salutiamo il nostro Pierluigi. Appuntamenti, Luca, la prossima settimana a Prato c'è sicuramente Scienza e Conoscenza del Caffè, che è un remake, che è un remake di un caffè scienza già fatto al Mercato Centrale. Poi vi ricordo anche che sono iniziati gli incontri con la città dell'Università di Firenze, e ce ne sarà uno per domenica prossima su
sistemi elettorali a confronto, un tema che mi sembra abbastanza centrato, perché diciamo vi dirà per rivoltare forse. E infine la prossima notazione di anticipazione, il 20 aprile, quindi tra due settimane, ci sarà la foresta di Sandokan al Museo di Botanica. Non ho la minima idea di che cosa parlerà, perché non ho organizzativo, ma sarà sicuramente interessante. Seguiteci. È al museo, è all'Oblast. Sì, è seguiteci su Facebook, web, Twitter. Iscrivetevi alla mail list e se volete fate l'iscrizione alla Capiscienza. Buonanotte a tutti.